Ci è venuto appetito, è il momento di passare ad Arianna Secondini. Prego Arianna. Grazie, sono qui in compagnia di Fabio Campoli perché ovviamente anche quest'anno c'è lo spazio dedicato alla qualità in giro, uno spazio voluto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che noi veramente siamo ben contenti insieme a Fabio Campoli di poter raccontare, perché andremo davvero a raccontare l'eccellenza dei prodotti italiani e poi abilmente ovviamente uniti, mixati dallo chef Fabio Campoli in queste ricette straordinarie che ci terranno compagnia per le 21 tappe del Giro d'Italia. Oggi Fabio, ti do il benvenuto, partiamo con tre prodotti davvero eccezionali, andiamoli allora subito a scoprire, a te Fabio. Beh, buongiorno a tutti i telespettatori, partiamo subito dai profumi e sapori italiani, quelli della Sicilia, guardate il pomodoro di Pachini GP, due DOP, olio extravergine dei Monti Eblei e Val Mazzara. Per una ricetta semplice, non la snaturiamo per niente, fra poco vedremo come, con dei pomodori cotti al forno con pochissimo olio e scopriremo poi tanti altri segreti fra poco. Ecco, infatti io vi presento anche un nuovo ospite del nostro appuntamento, ecco ti passo dietro, Luca Lafauci, il nutrizionista che ci darà sempre le notizie su questi eccellenti prodotti italiani. Oggi abbiamo due DOP importanti, due oli importanti, l'olio extravergine di oliva Monti Eblei DOP e l'olio extravergine di oliva Val di Mazzara. Le particolarità di questi oli e benvenuto anche a te in questa nostra avventura. Grazie, lieto di cominciare parlando di quello che ormai si connota l'olio extravergine di oliva come un alimento vero e proprio piuttosto che come un condimento quale è stato considerato fino ad ora. Siamo in due delle zone più importanti per la produzione olivicola della Trinacria e della Sicilia perché siamo con la DOP Monti Eblei, fondamentalmente tra le province di Ragusa e Siracusa, qui nel sud-est della Sicilia. Ci spostiamo verso Palermo e Trapani invece per andare verso la DOP Val di Mazzara. Cosa hanno in comune? Il fatto di avere una grande struttura questi oli, di avere soprattutto delle caratteristiche nutrizionali e salutistiche eccelse su una di queste due DOP, la Monti Eblei, pensate addirittura è stata condotta una ricerca scientifica che ha visto e ha quantificato alcuni polifenoli delle sostanze che fanno bene nella prevenzione di tumori, nella prevenzione di diverse forme di infiammazione eccezionali. Davvero, quindi l'olio è importante in cucina, lo possiamo consumare ovviamente a crudo o come sta facendo anche adesso Fabio, sta preparando. Fabio, a che punto siamo intanto? Intanto diciamo che non facciamo una ricetta al pomodoro tradizionale, ma una ricetta dove i pomodori sono conditi come fosse un'insalata, come un'insalata, con la particolarità del poco olio ma di grande qualità. Quindi metteremo fra poco un condimento a base di grande olio extravergine dei Monti Eblei e Val di Mazzara, le erbe di campagna, quindi timo, maggiorana, menta e basilico, e poi in forno a 70 gradi, ma penso che fra poco lo faremo vedere, no? Assolutamente. Con Luca volevo proprio chiudere con una battuta sul pomodoro Pachino, tre cultivar diverse. Esattamente, tre cultivar diverse a rappresentare la grande sapienza che c'è stata da parte delle aziende consorziate, perché hanno saputo selezionare con grande attenzione proprio quelle che possono essere le punte di eccellenza di questa tecnica che da un secolo fondamentalmente sta facendo grande l'areale della provincia di Siracusa, di Pachino in particolare. Perfetto, ne parleremo anche dopo, grazie a te Marino. Torniamo da Arianna, sperando che non ci mandi altre le corni, altrimenti la conclusione della trasmissione è a rischio. Prego Arianna. Io ve le manderò per tutte le 21 tappe Marino, sarà il mio modo di corrompervi. Allora la ricetta che Fabio Campoli sta andando proprio a concludere, ricordiamola: penne con pomodori di Pachino IGP appassiti al forno e olio dei Monti Eblei DOP e Val di Mazzara DOP. Fabio. Eh sì Arianna, il titolo già dice tutto, una ricetta semplice che ricorda una pasta al pomodoro, ma i consigli che diamo sono questi. Allora guardate, pomodoro di Pachino IGP, freddo perché è un coltello tagliente, guardate, pochissimo sale, l'olio questa volta, non facciamo grandi soffritti, poco e di grande qualità, guardate, quattro persone, così, un cucchiaio è sufficiente, le erbe, basilico va benissimo, lo mescolate un pochino, una teglia, il forno a 70 gradi, vuol dire che li facciamo appassire, guardate. Quindi abbiamo una ricettina semplice, semplice, semplice che darà questo risultato. Guardate, i pomodori ben asciutti di Pachino IGP, un grande olio, la pasta che è pronta e non dobbiamo fare nient'altro che questo. Non facciamo paste pasticciate, cioè ripassate, pasta scolata nel piatto tranquillamente. Così, il pomodoro appassito, quello che abbiamo messo al forno. Così, non fa niente che non è tanto ristretto, è molto molto saporito perché è un pomodoro di qualità.
se vogliamo ancora un pochino d'olio a crudo, e poi mi sono preparato non un formaggio ma un latticino, una ricotta salata, e se vogliamo ancora basilico, una ricetta genuina per ricordarci che abbiamo grandi prodotti. Assolutamente grandi. Allora con Luca Lafauci per chiudere semplicemente il commento nutritivo. Allora, una ricetta direi perfetta, quasi perfetta, perché assolutamente bilanciata sotto tutti i punti di vista, quella dei principali nutrienti. Abbiamo i carboidrati della pasta, abbiamo soprattutto tante vitamine, tanti sali minerali, ma quello che ha detto lo chef è di fondamentale importanza. Quando i prodotti sono di qualità possiamo usarne piccole quantità per ottenere un prodotto assolutamente bilanciato. Ultima battuta sul licopene, che è una sostanza che è utile contro il cancro, il cui assorbimento diventa possibile attraverso la presenza dell'olio extravergine di oliva. Quindi possiamo mangiare pensando anche alla nostra salute. A voi! Che languorino, cara Arianna, che languorino. Allora, David Ent, io so che tu da grande appassionato...